Ecco, finalmente, non solo finalmente, c'è stato un atteggiamento finalmente maturo, non nei miei confronti, nei confronti di questa città. Questa città deve essere amata, questa città deve essere rispettata, questa città va costruita di nuovo, malgrado ogni cosa, tutte le polemiche le lasciamo indietro. Questa sfida di Pitagora significa che iniziamo un nuovo corso, verso il nuovo che ci aspetta, per prendere posto non solamente in Italia ma anche in Europa, e questa città merita tutto quello che noi riusciremo a fare. Devo chiamare in causa anche il sindaco Voce, che si è esposto personalmente lanciando la sfida, ma ancor prima del sindaco Voce, le aziende di Crotone che hanno partecipato in prima persona a questa operazione, poi soprattutto le scuole, i bambini. E quindi questo, mi permettete di dirlo, che è una cosa importantissima ed è un segno di grande civiltà di questo paese. Non solo i bambini e gli studenti, ma i docenti e soprattutto i dirigenti di queste scuole. Quindi loro aspettano, non io, non il sindaco, non la città, ma loro, i giovani, i nostri futuri, le nostre future speranze, aspettano con curiosità, con gioia, che avviene il cambiamento, no? E loro lo promuovono e mi sostengono. Il cambiamento di Crotone siamo tutti noi, siamo gli operatori, siamo i cittadini, in cui iniziamo a capire che passeggiamo e viviamo in una città straordinaria. È una città che tra l'altro può fare anche cultura, non ha bisogno di importarla la cultura, la può persino esportarla come nuovo modello. E questo perché, affinché tutta l'Europa, l'Italia, si accorge che in questo paese la qualità della vita non è fatta solamente di quelle latitudini che appartengono alle altre città del nord, ma noi abbiamo altre latitudini, no? E non siamo solamente uomini di terza o quarta categoria, o siamo figli di un dio minore. Il cosa fare siamo noi, cittadini, artisti, scuole. Il come farlo non è compito mio, quindi come fare significa dove piazzarla, come piazzarla, quanto collaborare in termini anche economici. Quindi il sindaco ha dato l'annuncio ormai ufficiale, fra le tante cose che farà con questa forte iniziativa voluta da fondi che sono arrivati attraverso l'ENI e non solo l'ENI, ha disposto una cifra, pare, che sono 60.000, che faranno parte sicuramente di un momento importante per il Comune e per noi. Non basteranno, perché solo questa cifra coprirà l'acquisto del rame. Adesso il rame, in realtà, una parte è stata donata da Mosmode, nella figura del suo, di uno, diciamo, della famiglia, che ha partecipato alla donazione della metà del rame. Ma perché ha partecipato? Non perché sono simpatico, perché l'azienda vede in questo, no, un momento importante della città. Mosmode tratta rame, Mosmode tratta metalli, Mosmode partecipa a questa operazione, e tanti altri, per non dimenticarli tutti, no? Tanti altri, però in questa conferenza sarò molto chiaro e preciso. Andrà in piazza Pitagora, sarà posta su una stella, su un dodecaedro stellato fatto di acciaio. Un'altra azienda ha avuto l'attenzione, concluderemo anche con questa azienda come realizzarla, la base, e quindi posarla in opera. Che significa questo? Che dimostreremo che i 70 anni di metallurgia saranno serviti forse a qualcosa, no? In questo paese, e non solamente disgrazie. E quindi noi andremo a raccogliere il meglio, perché se molte aziende sono cresciute in questo paese e sono diventate grandi, che hanno avuto uno spessore nazionale o addirittura internazionale, l'hanno avuto grazie alle morti, all'esperienza di quella metallurgia che non va dimenticata. E quindi è patrimonio anche quella metallurgia di un nuovo sviluppo. Prenderemo il meglio di quell'esperienza industriale, di chimica e metallurgia, per aiutare questa città a crescere. C'è bisogno di sempre rimodulare la visione. La visione va rimodulata,
a seconda delle energie che vengono date contemporaneamente. Non si può essere statici e dire voglio fare questo e lo voglio, no, bisogna cambiare. Man mano questo progetto non appartiene solo a me, non può appartenere solo a me. E quindi il sindaco ha deciso che comunque nella lettera che ha fatto, nel comunicato, che parte dei fondi andranno per la statua di Pitagora in piazza Pitagora. Adesso altre fonti dovranno arrivare perché ognuno deve dimostrare e dare il proprio contributo a tutta questa operazione. C'è l'impegno dell'amministrazione a realizzare o a contribuire a realizzare la statua di Pitagora, quindi è una statua che i cittadini aspettano da sempre e speriamo veramente entro pochi mesi di vedere questo progetto realizzarsi. È il sogno di tutti che veramente non vedo l'ora che si realizzi. Pitagora non ha mai avuto una statua finora qui a Crotone e il fatto che adesso sia fatta una statua pubblica vuol dire che lui ritorna dopo 2500 anni come sentimento, come ideale da raggiungere. La sua matematica diventa regola etica, armonia del comportamento umano, quello che finora l'umanità non ha raggiunto con le guerre, con i conflitti, con le religioni, con la finanza. Quindi cosa dice questa statua oggi al mondo? Perché non è un fatto della Calabria o di Crotone, è un fatto universale, che l'etica universale, che Pitagora aveva capito e idealizzato e formalizzato, oggi parte per una conquista veloce del mondo. Noi non possiamo aspettare altre migliaia di anni, altre guerre e altri conflitti. Pitagora dice basta, c'è un nuovo mondo, c'è una cosa meravigliosa che attende l'umanità, è lì che dovete andare.